Turismo delle radici, quello cioè rivolto agli emigrati che vengono nei paesi da cui sono partiti gli antenati per conoscere le proprie origini, ha un valore potenziale commerciale calcolato in 8 miliardi e mezzo di euro per l'Italia. Lo ha detto Alberto Corti, responsabile nazionale del settore turismo della Confcommercio. L'organizzazione di categoria ha infatti realizzato uno studio sul tema, presentandone i contenuti in anteprima a Campobasso. Emergono importanti previsioni per oltre 3.000 imprese turistiche che in Molise offrono lavoro a oltre 10.000 dipendenti, è stato detto, e i corregionali nel mondo si stimano essere il doppio dei residenti, anche di più considerando quelli di terza generazione. Abbiamo cercato di rielaborare le informazioni che c'erano e di aggiungerne alcune altre sul tema quantitativo, quanto può valere questo flusso. Sul tema qualitativo delle profilazioni abbiamo intervistato tantissimi italiani, oltre 600 tramite questionari in 8 paesi, e sul tema soprattutto delle loro richieste, che è quello che a noi serve per fare il prodotto. Tanto c'è ancora da fare alla luce anche dei dati sull'andamento del turismo in regione forniti da Roberto Santella della Camera di Commercio. Interessanti gli elementi forniti da Riccardo Grassi della società di ricerca SVG e dell'esperta di turismo delle radici Letizia Sinisi nell'illustrare l'analisi di Confcommercio. Il turismo delle radici ha bisogno di relazioni anche nel marketing. Non si fa solo online, ma si fa con la capacità di costruire una relazione con degli ambassador, con delle persone che dalla loro comunità di residenza attuale possono raccontare l'esperienza che hanno fatto nel nostro paese. È fondamentalmente avere ben chiare motivazioni e generazioni, perché a seconda della generazione va creato un pacchetto ad hoc. Costanza Travaglini, coordinatrice regionale per il turismo delle radici del Ministero degli Esteri, ha illustrato le opportunità a disposizione con i bandi ai quali hanno risposto 70 comuni molisani, spiegato poi un progetto già vincitore di bando per creare pacchetti turistici concreti coinvolgendo gli operatori del territorio. Sarà compito della Confcommercio formare gli operatori sul turismo con delle iniziative successive, mettere in campo diverse attività, la capacità di poter offrire già a partire dalla prossima stagione un prodotto turistico che possa appunto aiutarli a intercettare un settore che rappresenta un importante aspetto economico.